Ragazzi, sono Darryl, sono qui con un nuovo gameplay su Ghost e questa volta vi porto una nuova mappa, sì, una nuova mappa, una nuova modalità. E dopo aver portato la modalità frenesia, vi porto la modalità Blitz, che diciamo sono le due modalità più aspettate tra tutte quelle nuove inserite. E parto subito col dire che questa modalità, porca di quella troia, mi ha deluso tanto perché mi aspettavo, me l'aspettavo diversamente, soprattutto me l'aspettavo come era sul trailer. Invece, rispetto al trailer, veramente non ha quasi nulla a che fare perché nel trailer si vedeva che uno scivolava dentro la zona appunto dei nemici e poi spariva e rientrava là. Invece non è così perché la zona intanto non è grande come la fanno vedere sul trailer. Ma oltretutto bisogna starci, mi sembra, 10 secondi per fare il punto, quindi non è che basta passarci sopra per fare il punto, quindi è un po' una delusione. Poi dico che ci ho giocato un pochetto, sinceramente a me questa modalità non piace molto. Ecco, vedete, ci sono i secondi, appunto. E come stavo dicendo, non piace proprio perché sono rimasto deluso da come l'avevano presentata, non è. In effetti non è proprio come l'avevano presentata. Comunque, dopo questa predica, parto col dirvi che sto usando una classe nuova rispetto al primo video che ho fatto perché sono riuscito a trovare finalmente un'arma che mi appaga. È l'Honey Badger, quello con il silenziatore. Dove cazzo sei? Eccolo. È quello con il silenziatore incorporato. Dato che io comunque in tutte le cose in tutte le armi che ho, che uso, ho sempre messo il silenziatore, non ho mai giocato con un'arma che non avesse il silenziatore, allora mi è sembrato opportuno prendere quest'arma che avesse il silenziatore incorporato. Infatti ho potuto mettere altri tre accessori che. Intanto scusate se parlo un po' strano, però è perché mi sto cercando di concentrarmi mentre parlo, non è affatto facile, ve lo assicuro. Stavo dicendo, dato che fa poco danno, ho potuto mettere gli FMJ, cioè i proiettili perforanti, e quindi bilanciare un po' questa cosa. E porca troia, però pure io sono stupido, eh. Vabbè, comunque, quanto siamo? 5 con 2, abbiamo anche fatto un punticino. E quindi. Ve la consiglio a tutti quanti, soprattutto se siete gente che usa quasi sempre il silenziatore quando fa una classe. Tanto il mio cagnolino fa il suo dovere. Perché è veramente molto buona. Non fa molti danni, come ho detto, ma se ci mette dei proiettili perforanti, bilanciate il tutto. Diventa una classe quasi overpower. Quindi, bando alle ciance. E adesso abbiamo detto tutte le cose di introduzione. Ho fatto il predicozzo sulla modalità. Ne ho visto un altro. Dove cazzo è andato? Finito il primo round. Vabbè. Finiamo con un 8 con 2. Non male. Per essere in live, non male. Diciamo, dai. Diciamo, sono quasi a livello 23. Cioè, sono già a livello 23. Quasi a livello 24. E adesso, diciamo, già più un quadro completo rispetto alla prima. Al primo video che ho fatto, perché l'ho fatto praticamente il primo giorno che ho preso COD e ancora non ero molto esperto, esperto nel senso non ci capivo praticamente niente. Sapete quella sensazione di spaesamento quando comprate per la prima volta Call of Duty? Questa ce l'abbiamo avuto tutti e ce la continueremo a avere per tutte le volte che giocheremo a Call of Duty per la prima volta. Quindi adesso, come dicevo, mi sono ambientato, ho capito un po' come funziona il tutto quanto e posso dirvi che mi trovo bene, benino, anche se veramente è proprio io. Quanto sono stupido da 1 a 10? Perché lo sai che prima o poi ti beccano. Vattene. Però come stavo dicendo è un gioco che veramente nessun COD ti fa sclerare così come questo qua. Neanche Black Ops 2 che a mio avviso veramente faceva scalare veramente tanto. Dove cazzo sei? Questo fa scalare. Scusate adesso per essermi assentato un attimo, però vabbè. Questo mi fa scalare una cifra. Vabbè,
Vabbè, non riesco più a parlare, non riesco più a fare un live perché se poi mi devo fare un live decente non posso parlare più di tanto, ma se non vi devo fare un live decente posso dire quello che cazzo mi pare. Adesso, dato che ho iniziato bene, ci tengo a finire bene questa partita del cazzo. Oddio, mamma mia, ho preso il cespuglio per cane, ero un attimo distratto. Comunque, adesso ci troviamo con questa cazzo di arma con un PDV. Questo sarebbe un PDV, ragazzi, eh. Ah, ok, allora non ci ho capito un cazzo io. Non è vero che devono passare 10 secondi, niente. Va bene, sono un coglione. Comunque, resta il fatto che la zona quella lì non è la stessa cosa. Vabbè. Ah, è vero, ma non si può più fare un cazzo. Ah, perché si deve ricaricare il coso. Vabbè, noi andiamo a fare un altro punto, va. Qua non abbiamo più un colpo. Come facciamo? Però intanto abbiamo il canuccio. Guarda come dobbiamo andare in giro con questa mitraglietta. Assist, va bene. Dai, ci mettiamo qua e facciamo un altro punticino. Ecco, stanno tutti qua. Brigate! Mamma mia, ragazzi! Che figata! No, aspettate, mi sta cominciando a piacere questa modalità. Fermi tutti. Ok, siamo rimasti con 9 colpi su una e 12 sull'altra, perfetto. Non poteva andare meglio. Ok, andiamo subito a raccogliere quell'arma. Ok. Vaffanculo, era ovvio che dovevo morire prima o poi. Non sapevo più che cazzo fa senza armi, senza munizioni, senza niente. Vabbè, comunque, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa modalità. V'ho detto, a me per adesso ancora non piace molto. Però me la farò piacere piano piano, dai, può essere che andando avanti mi piacerà un po' di più. Comunque li stiamo un po' massacrando, eh. Non guardi forte. Sono veramente delle pippe questi. Guardate, Darryl Show, ragazzi. Darryl Show. Andiamo a fare anche il punto. Oh, è Show, è Darryl Show che finisce con 16-4. Va benissimo, insomma, poteva andare peggio. Sì, no, vabbè. Comunque, uno dei miei migliori gameplay live che vi ho portato dall'inizio dall'inizio della mia carriera di YouTuber. Vabbè, a parte scherzi, io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa modalità e ciao.